Ma non può farci passare, ma io dico, ma perché? Ma perché? Superalo. Adesso devo cambiare le batterie, però. Ascolta. Luna, ascolta tu, devo cambiare le Vabbè, allora non ti fermare, non superavi. batterie. Ma scusa! Scusa. Quelli che c'erano all'acquario di Genova erano belli grandi. Flashback. End of flashback. Sì. No, era, non è che no, dov'è che li abbiamo visti? No, all'acquario di Valencia che si vedevano, bene, no? Flashback. Quando un delfino prende gli steroidi. Quanto è grosso? Tantissimo. Sembra veramente i canguri. Quelli che, cioè, sembrano Quelli che prendono muscolosissimi. il GH. Sì, così. End of flashback. Che giocavano. No, ma anche la cuore di Genova si vedevano bene dalla vasca, cioè. Si vedevano meglio l'acquario di Genova. Sì, è vero. Perché tu andavi sotto. Sì. Sottoterra, sì. Sai che c'era il delfino che si chiamava Luna. Nato nel 95. Sì. Ah, qua un po' meglio, si riesce un po' ad andare. Sì. Comunque il paesaggio non è mai cambiato, cioè mai. No, zero. A un certo punto si è vista quella montagna là alta, poi non si è più vista. Sì. Connessioni e avvallamenti. Case Balocchi. Alve. Ma faresti un rabocchino tu? Beh, uno prima di arrivare in hotel, sì. Ah, per forza. Quanti chilometri abbiamo fatto che tu c'eri lì a vista? 200. Sì, ci sta un rabocchino. Accendi la GoPro. Ho il 12% di batteria però. Benghi. Aspetta che non sia ancora accesa. Adesso sì. Aia, mal di culo. Anche io, devastante. Ho anche pensato che andare un po' nel guidato e non sul dritto migliorasse, ma non è migliorato niente. Comunque siamo sulla strada che porta verso l'Abetone e verso il passo delle radici che è prima dell'Abetone. Ci sono piacevoli 26 gradi. Guardandosi intorno il tempo sembra volgere veramente verso il peggio, soprattutto da quella parte, che è proprio verso dove dobbiamo andare.
Oi. Occhio brutta. Salve. Salve. Madonna. Questo. Cosa frena? Mamma mia, cosa frena? Porca puttana. Sono finito in una crepa dell'asfalto. Ho visto. Ma non può farci passare. Ma io dico, ma perché? Ma perché? La GoPro mia è morta. Anche la mia. Superalo. Adesso devo cambiare le batterie, però. Ascolta. Luna, ascolta tu, devo cambiare le batterie. Vabbè, allora non ti fermare, non superavi. Ma vabbè, scusa. Mi urli, superalo, io lo supero, no? Non sento. No, perché, no, se no mi dicevi no, devo cambiare le batterie, non lo supero. Ascolta, ci puoi arrivare anche da sola che le devo cambiare, si sono spente tutte e due le GoPro. Tu, trovo un posto dove fermarci che io mi accodo. Non c'è neanche uno spiazzo. Later. Abbiamo fatto l'ennesima pausa in questa provinciale abbandonata, praticamente. Abbiamo fatto tante pause. È vero, stiamo facendo tante pause, ma perché sono veramente provato. Non so se perché è un anno che non andiamo più in moto, praticamente, o se perché tra tutte ste strade non bellissime, paesaggi tutti uguali, cioè sembra tutto uguale la strada. Non c'è da quando siamo usciti dall'autostrada a Parma è tutto uguale. Quindi sta diventando un po' pesante, un po' pacco. Sì, sono solo alberi, 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 basta. Quindi, cioè, praticamente sono tutte strade dove passi in mezzo al bosco e non vedi praticamente nulla. Cioè, il paesaggio non lo vedi mai. Vabbè, dai, torniamo in moto. Quant'è che manca l'hotel? 94 km di bosco. Quante ore? 2 ore e 25. Cioè, 2 ore e 25 per fare 94 km? Sono tutte strade così. Wow. Cioè, praticamente quando Luna dice sono tutte strade così, intende tipo così. Cioè, un po' rattoppate alla pressa poco, piene di crepe. Vedete, tutte un po'... Almeno ci sono le mucche. Dico trova di vacca. Questa cosa potrebbe essere fraintesa, eh? Dove di vacca? Sì, perché diranno, ah, si vede che si è annusata. L'hai capita? Ah, ok. La gente così è cattiva. Dai, torniamo in moto. Se frega. Non te ne frega niente! Neanche a me! Io lo stesso. Guarda qua, che tra poco prenderemo anche la pioggia. Dai, torniamo in moto. Ciao fans. Ciao fans, c'erano due signore che hanno buttato l'immondizia e Luna, quando ha di fronte degli sconosciuti mentre tipo parla nella videocamera, si sente a disagio e quindi tipo parla sotto la gente, non fa niente. Mamma mia Luna, cioè veramente...